Stiamo lavorando per regalare a tutta la città un'altra squadra, una squadra forte, una squadra che possa divertirci e possa farci passare delle belle domeniche come è stato quest'anno. Questo è il mio impegno e l'impegno di tutta la società. Sì, come in tutte le cose si parte con calma, ora la sperimentare, poi parlavo prima col coach Pianeggiani, cercheremo di portare anche la nazionale A. Ci dispiace perché Zerini sicuramente avrebbe fatto parte di questa nazionale e poi niente, speriamo di avere una struttura ancora migliore e di poter veramente ospitare delle partite della squadra A. È povero il presidente di Lega che dovrà ratificare questo. È una situazione incredibile, veramente bravi Siena. Io però ero a Milano ieri. Ho una mia sensazione che domani Milano riesca a vincere gara 6 perché si saranno tolti da dosso la paura di sbagliare, la paura di potersi trovare nei guai come è stato ieri. Ieri giocando male, con mossa a 0 punti, con la pressione, con la paura di sbagliare, alla fine sono stati in partita sino all'ultimo minuto. Quindi penso che domani Milano, perché i valori in campo sono sicuramente a favore della squadra di coach Banchi. Non tifo per nessuno ovviamente, mi auguro che sia una bella partita e poi alla fine vinca il migliore, ma soprattutto sta vincendo il basket perché stiamo facendo dei grandi ascolti in TV, la gente parla di pallacanestro, ieri c'erano 12.000 persone sugli spalti che tifavano e che gustavano un prodotto basket veramente a livelli alti. Sì, siamo ancora abbastanza indietro, c'è ancora tanto da fare. Credo che in questo momento la cosa importante sarebbe quella di forse aspettare che i prezzi calino un attimo, perché in effetti il mercato è ancora abbastanza complicato. Stiamo cercando di fare una squadra lunga perché c'è da fare due campionati e sarà quindi molto molto impegnativo e stiamo cercando di fare il più possibile una squadra intelligente per sopperire a una ovviamente una mancanza di fondi che invece hanno tante altre squadre che fanno le coppe e che sono più dannerosi di noi. Purtroppo ti potrei dire tutto e niente, nel senso che ti direi delle bugie. La squadra la farà il mercato, nel senso che, lo dico sempre, difficilmente si riescono a prendere la prima botta i giocatori che vorresti. Quindi ti devi accontentare un po' di quello che ti offre il mercato, accontentandosi per modo di dire. E quindi il mercato ti dà la possibilità di costruire una squadra ed è quella che effettivamente poi ti dà il mercato, quindi. Per cui dirti adesso come giocherà, che tipo di squadra sarà, è veramente difficile. Bisogna un po' da parte mia, mi dovrò adeguare ai giocatori che avrò a disposizione, cercando come ogni anno di fare il massimo. Sì, è un peccato che una società così brasonata possa avere così questo destino, però complimenti perché sta facendo un'ottima finale. La gara di domani la vedo molto aperta, che è gara 6, perché adesso la pressione addosso a Siena, se Milano vincesse a Siena non sarei meravigliato. Sì, perché questo è il serbatoio della nostra nazionale A. Basti pensare che nelle convocazioni della prossima settimana per la nazionale maggiore ci sono tantissimi giocatori che all'estate scorsa facevano parte di questo progetto della sperimentale, da Michele Vitali a Moraschini, da Stefano Gentile a Cervi, a De Nicolao stesso. Insomma, abbiamo bisogno e necessità di allargare, di far fare esperienze, di partite come queste, che come state vedendo anche con la Francia, che sono l'ennesima squadra più grande e grossa di noi, e fare attività in questo periodo, giocare spesso. Giocheremo tra 48 ore, poi questa squadra partirà per una tournée in Cina, dove saranno 9 partite, cambiando città, viaggiando, che è quello che deve avere fare un giocatore internazionale e farlo con grande impegno. Questi ragazzi hanno lavorato bene, già a Folgaria. Cioè, Maggiore deve fare due cose. Uno, portare avanti questo progetto di allargamento di esperienze di giovani a livello internazionale, come abbiamo detto, ce ne sono molti che vengono dalla sperimentale, molti altri che stanno fin dall'estate scorsa, nelle ultime 2 stagioni, consolidando il loro ruolo internazionale, cercando di diventare giocatori europei, e in questo progetto di crescita però l'obbligo di qualificarsi quest'estate per l'Europeo del 2015, dove vogliamo esserci e competere come l'estate scorsa o anche di più. La sua esperienza, per la sua serietà del lavoro quotidiano, ho solo fatto i complimenti per quello che sta facendo e sono convinto che Brindisi farà bene anche il prossimo campionato. La cosa più importante, al di là di
di una partita vinta o persa in più o in meno, è proprio questa atmosfera che vedo che si è creata, di lavoro positivo, di serietà, e questo è la cosa più importante, al di là di una partita in più che si può vincere o perdere.